Buongiorno, bentrovati, buon mercoledì 31 agosto. Oggi la Chiesa ricorda San Felice, primo vescovo di Como, e Sant'Abbondio, suo successore, suo quarto successore, che è il più grande patrono di Como. Ecco il Vangelo di oggi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? E allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono in modo sontuoso e vivono nel lusso, stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta, egli è colui del quale sta scritto: io mando il mio messaggero davanti a te, egli preparerà la tua via. Parola del Signore. Gesù definisce Giovanni Battista come messaggero. In greco c'è scritto letteralmente angelo, perché angelo è colui che porta l'angelion, cioè l'annuncio, quindi è il messaggero, l'annunciatore. Angelo non per natura, ma per ufficio, perché mandato innanzi al Signore a portare il suo annuncio. Giovanni Battista era ovviamente un uomo come noi, ma inviato da Gesù a preparare il popolo all'annunzio evangelico. Del resto nel Vangelo di Luca si dice che con molte parole Giovanni Battista evangelizzava il popolo. Porta il buon annuncio che il Messia sta per arrivare e indica il Messia in Gesù. L'esempio di Giovanni Battista, la sua austerità, è anche per noi uno stimolo a riscoprire almeno la sobrietà, a riscoprire il valore della povertà e della semplicità. Giovanni Battista, con il suo coraggioso denunziare l'ingiustizia, ci invita ad essere franchi nel nostro parlare e a non scendere a compromessi con il male. È bene ricordare che proprio questo Vangelo ha ispirato l'iconografia di Giovanni Battista, angelo del deserto, in cui il profeta viene rappresentato con due grandi ali e tenendo tra mano la sua testa. Un'icona molto bella e particolare, perché ha due teste, una ce l'ha normale e una tra le mani a indicare il suo martirio. Ci affidiamo all'intercessione di Giovanni Battista e chiediamo, preghiamo ricordando con gratitudine anche il nostro caro cardinale Carlo Maria Martini, di cui oggi ricorrono i 10 anni dalla scomparsa. Buona giornata, sia lodato Gesù Cristo. San Giovanni Battista, prega per noi.